In nome del cielo, cosa sta accadendo? Che disastro! Il re Nadar è in pericolo! Renadar! Renadar! Fermatevi! Non la toccate! Ora appartiene al fuoco! Togliti di mezzo! La pietra parlante è la nostra unica speranza! No, vostra maestà! L'intero regno è in fiamme! Dobbiamo trarla in salvo! Dove sei? Corri quanto vuoi, Agrom. Il tuo Stone Note non può competere con le mie. Il mio Stone schizza più veloce delle tue piume, per Nutello. Povero illuso, ho la vittoria in tasca, sassetto. Principi, continuate pure a discutere voi due. Io vi aspetto al traguardo. Ciao. Principino a chi? Io sono un signore di Gorm. Fatti da parte, cespuglietto! Da quando i tronchi sanno volare? Da quando alle rocce sono spuntate le ali! Se qui c'è un signore dell'aria, quello sono io! E vi dimostrerò che non ho rivali quando si tratta di volare! Tasaru, levati di mezzo! Sì, certo, come no! Scordatelo! Oh, disastro totale. Non ho parole. Abbiamo perso tutti. Wow, primo! Chi va piano va sano e va lontano. È stato divertente, lo rifacciamo? Avrei vinto io se Agrom non mi avesse travolto. Vincere non è una questione di fortuna, ma di pazienza e determinazione. Dico bene, Agrom? Piron, che cosa hai combinato al traguardo? Ma non capisco, che cosa vorresti dire? Oh no, gli alberi sembrano senza vita, e non solo loro. Guardate. No! Il vecchio l'aveva detto, la natura ha perso il suo equilibrio. E noi sappiamo bene di chi è la colpa. Già, Magor. Signori, le vostre nature saranno pure squilibrate, ma la mia aria è ancora fresca e pulita ed equilibrata proprio come me. Ma sei folle, no, me la pagherai per pensi, questo. Guarda. Oh. Dove sei? Ma è una pietra parlante! Non è Chiedilo possibile! A lei, se parla ti rispondo. Padre! Sei tu, padre! Dove sei? Ma è tuo padre? No, è solo una pietra parlante. Ma la voce era di tuo padre? Sì. Pennutello, che succede? Non hai rispettato il coprifuoco? Perché o tuo padre è fuori di testa o quello non era lui. Forse è solo spaventato, ha paura di qualcosa. Mio padre, il re Nadar, non ha mai paura. Ma queste pietre da noi vengono usate solo in caso di pericolo. Siamo tutti in pericolo, eh? Guardate! Ho come la vaga impressione che stiano cercando questa sfera. E noi gli faremo trovare i signori di Gorm! Poteri dell'aria a me! Poteri della terra a me! Poteri dell'acqua a me! Poteri della foresta a me! Non so cosa abbiate fatto a mio padre, ma lasciate che vi dedichi un applauso!
Battitorale! Non mi piace essere preso alla sprovvista! Schiaccia sassi! Questi tizi sono delle vere teste calde. Lord Byron, che ne dici di raffreddarli un pochino? Movimento combo! Combo! Idrotrappola! È stato fantastico, grande combo, Byron. Forse la prossima volta dovremmo... Ragazzi? Ehi, ragazzi, si può sapere che sta succedendo? Guarda il sentiero della sfera, casa mia! Il regno dell'aria brucia! Più veloce, Solar Sailor, più veloce! Noctis, spero tanto che tuo padre stia bene. In caso contrario, la mia vendetta su Magor sarà terribile. Ehi, la nostra vendetta su Magor sarà terribile. Mio padre ha inviato la pietra parlante a me, non a voi. Sì, ma noi siamo qui per aiutarti. Se è successo qualcosa a mio padre, sarà Magor ad aver bisogno del vostro aiuto! Sembra che tu ce l'abbia con noi, non capisco! Oh, Agron, smettila! Smettila, adesso basta, ti prego! Dovevo restare al suo fianco, dovevo proteggere il mio regno con lui, e invece l'ho abbandonato! Noctis, tu non devi rimproverarti niente, preparati piuttosto alla battaglia! Noi siamo già pronti, è ora di combattere! Forse il regno dell'aria è stato colpito da uno dei semi di fuoco sparati da Magor. Quei semi devastano la natura, anche l'aria brucia. Non l'aria, la mia terra. Noctis, guarda, è il tuo palazzo. Il picco dell'aquila resiste ancora, è più di quanto sperassi. Ma che... No! I cannoni, sì! Dobbiamo usare i cannoni! Sì, facciamoli saltare, questi gormiti del vulcano! Ma no, che hai capito? Per proteggerci! Per proteggerci! Prova ad usare il cervello, sempre se ne hai uno! Ah, ora ho capito, ok! Centro, centro! Guarda che sono stato io a centrarla! Ma che dici? Inventatene un'altra! Quel colpo l'ho sparato io! Finitela, ragazzi! Tanto quel colpo sono stato io a spararlo! Per tutte le alghe! Guardate! Noctis, Noctis! Gli elementali del Solar Sailor non resisteranno a lungo! Tenetevi forte! Odio gli atterraggi di emergenza, specialmente se sto per schiantarmi! Oh no! Noctis, pensa a salvare Tasaro e Byron, presto! Ok, ma tu? In qualche modo me la caverò! Possente palla di roccia! Non vi lascerò andare! La mia casa! Per fortuna il popolo dell'aria non ha mai paura. È così, infatti. L'unica cosa che ci terrorizza è il fuoco. Dobbiamo assolutamente aiutarli. Io sono pronto. Signori, io direi di usare subito il Quatenus Visor. Sì, non possiamo andarci troppo cauti con il seme di fuoco. Quatenus Visor!
Quaternus Visor! Quaternus Visor! Quaternus Visor! A mio parere dovremmo esaminare... Stone Note! Io torno dentro a vedere se ci sono altri che hanno bisogno di aiuto. Voi intanto... Prima Noctis, si ringrazia così dalle due parti. Magro, hai forse bisogno di una mano? Ce la posso fare, voi vedete se ci sono altri che hanno bisogno di aiuto. Andate con Noctis! Non esiste, se c'è da combattere io non mi tiro indietro. Noctis, me lo puoi dare un passaggio lassù? Vorrei dare un'occhiata. Non c'è tempo per i giri turistici. Abbi pazienza, deve esserci un seme di fuoco qui che fa impazzire tutti. Il seme di fuoco non conduce alla pazzia, ma alla malvagità. È il male che si sta impossessando del mio popolo. Ok, adesso basta con i convenevoli. Invincibile Ground Shaker! Possente Rock Hammer! Ci tieni a me? Forse reputo solo utili i tuoi poteri acquatici per salvare la mia terra. Prima la mente di fuoco, poi l'incendio. Avviciniamoci. Chi va piano, va sano e va lontano. Avenging Trident! Qui la situazione si sta arroventando! Noctis, Piron, che ne dite di un bel pugno di nebbia? Pugno di nebbia! Molto bene! Diciamo che è un buon inizio! Incredibile! Ho salvato il mio regno! Abbiamo salvato il tuo regno, ma solo dall'incendio! Dobbiamo ancora annientare la mente di fuoco! E quindi continuare a combattere? Beh, allora diamoci da fare! Ah, questa pioggia ci voleva! Avevo una sete! Sei stanco, Tasaru? Stanco? Ah. E di che cosa? Mica sono un pappamolle come te io! A me pappamolle, guai a te! Quando avete finito di giocare voi due? Beh, io devo trovare mio padre! Aspetta! Noctis, trovare tuo padre è importantissimo, ma la prima cosa da fare è eliminare la causa del problema. Per me invece è trovare mio padre. L'ultima volta che siamo venuti vi abbiamo offerto un patto e l'avete rifiutato. Oggi vi portiamo distruzione. Beh, distruzione per distruzione, sono davvero curioso di vedere chi vincerà. Cannone di roccia! E questo è solo un accontro. No, Tasaru, no! Non fermarti a combattere! Prima dobbiamo trovare il seme di fuoco, è lì la chiave del problema, forse. Ascoltami! Ground Shaker! Noctis, ti prego, ragiona! Il modo migliore per liberarsi dagli invasori è quello di estirpare il problema alla radice! Il modo migliore per liberare la casa è pulirla! Tornado Blades! Ah, testoni! Io invece vi dimostrerò che chi va piano va sano e va lontano! No! Ma dove è finito, Piro? Non ci pensare ora! Continuiamo qui! Ah.
Imperatrice della natura, aiutami a salvare il popolo di Noctis. Dammi qualche indicazione per trovare il seme di fuoco. Rispondimi, ti supplico, prima che sia troppo tardi. Imperatrice! Ciao, pesciolino! È un vero dispiacere rivederti. Dov'è Piron? Piron si è andato alla macchia. Scusa, ti ho rotto il giocattolino. Beh, almeno ora eviterei di farti la bua. Ti schiaccerò, specie di verme acquatico. Diventerai presto cibo per i tuoi amati pesciolini. Sai una cosa? Dovresti imparare a guizzare come i miei amati pesciolini, se vuoi avere un futuro. Questo colpo lo dedico a Lord Piron, che ci ha piantati nel bel mezzo dello scontro! Il regno dell'aria cadrà come è caduto il regno dell'acqua! Ah, ho sentito che tuo fratello non ha neanche provato a combattere! Sta lontano da me! Miserabile creatura, me la pagherai! Ah, sì, certo, ma nel frattempo mi concedo una cavalcatina sulle tue spalle! Sai, dovresti dare una temperatina alle punte delle tue corna, sono ridotte manose! Questo combattimento passerà alla storia per via della velocità con cui cadrai ai miei piedi! Oh, anche tu fissato con la velocità! Ma volete capirlo? Che chi va piano, va sano e va lontano! Abbiamo finito, giusto? Sono sotto l'incantesimo della mente di fuoco. Questa invasione è solo l'inizio dei nostri problemi. Oh, beh, speriamo, io ci conto. Nel senso che non vedo l'ora di combattere ancora. Ehi, che ti succede? Hai bevuto? Sembra ubriaco. Attento! Guarda, dove metti i piedi? Fermo! Fermati! Volevo combattere, sono stato accontentato. Fire Spitter, me la pagherai per tutto quello che hai fatto al mio regno. Problemi? Fermo là. Guardate un po' chi c'è lassù. Piron, amico mio, tranquillo, ci occuperemo del ragazzo anche per te. Seme di fuoco, dove ti nascondi? Perché ovunque tu sia, io riuscirò a trovarti! Il seme che tu cerchi è piantato proprio nel cuore di questo regno. Imperatrice della natura, grazie! Lord Piron! Lord Piron! Sì, imperatrice. Senza fretta. Chi va piano va sano e va lontano. Questa sarà la vostra ultima battaglia, signori di Gorr! Scusa, posso? Sei migliorato dall'ultima volta, granellino! Ancora non sei alla mia altezza! Fire Spitter, come sei riuscito a penetrare nel mio regno? Voi gormiti dell'aria siete deboli come tutti gli altri. Cosa hai fatto a mio padre? Renadar? Oh, poverino, il più debole. Dov'è mio padre? Dimmi dov'è! Figlio, figlio mio, sei tu un ragazzo? Sire. Figlio mio, finalmente sei tornato a casa. Non volete che vi aiuti ad alzarvi? Non ce n'è bisogno. Posso farcela anche da solo, figliuolo. Sono tutti a combattere le creature infernali, ma è questo, il seme di fuoco, la vera minaccia.
È questo che annebbia le nostre menti, figliuolo. Io non sono colui che credete, Sire, ma sono qui per aiutarvi. Datemi questa sfera, potete fidarvi di me. Tu sei un signore di Gorm, ma non sei mio figlio. E stai rischiando la vita per salvare me e il nostro popolo? Io e Noctis siamo amici. Agiamo in modo differente, ma condividiamo lo stesso obiettivo: salvare il vostro popolo. Oh, grazie, giovane signore. Guardie, fermatelo. Grazie per aver tenuto Faris Peter impegnato e averci dato così il tempo di rimetterci in piedi. È stato un piacere, grazie a voi per avermi aiutato ad atterrarlo. Figurati di niente. E ora troviamo il seme di fuoco e salviamo mio padre. Fatto! Ma diciamo più o meno. Tu hai il seme di fuoco. La calma mi ha consentito di raggiungere lo scopo della missione. Ma è stato un bene che voi amici siate rimasti nelle retrovie e abbiate provveduto ad aprire una via di fuga, perché ora ne avremo bisogno. Che cosa intendi dire? Presto, prendeteli. Oh no, padre. No, fermati, Noctis, non ora. La mente di fuoco si è impossessata di loro. Dobbiamo attendere il momento opportuno e capire come aiutarli, con calma e riflessione. Catturateli! Ti fidi di me, Noctis? Ti fidi di me? Sì, certo. Pronti, ragazzi, ci siamo. Terra! Questa! Piron! Acqua! Aria! Come hai detto tu, chi va piano va sano e va lontano.